ragazzi di YouTube, benvenuti sul mio canale. Io sono Laura, ormai mi conoscete, avete imparato a conoscermi e sono una che si fa i fatti suoi di solito. Non avrei mai, mai, mai pensato di fare un video del genere. È un video un po' particolare. È un video che mi hanno detto che se lo fai ti tiri la zappa nei piedi. Però sono anche una che ascolta molto e se ne sta zitta. Però adesso non se ne può più. Non se ne può veramente più. E voglio dire la mia come tanti altri hanno detto la sua. Allora, il fenomeno Chiara D'Alessandro. Chiara D'Alessandro, va bene. Posso dire quello che penso di Chiara D'Alessandro? Chiara D'Alessandro è una che si è fatta il suo canale e va avanti per la sua strada. Non vedo perché. Se lei dice bugie, se non dice bugie, è incinta, non è incinta, ma saranno cavoli suoi. Ma perché ci sono persone che devono dire, ah no, ma quella non è sincera, ah ma no, lei è bugiarda, ma che ve frega? Ma perché non vi fate i cavoli vostri e lasciate che la gente fa quello che vuole? Chiara D'Alessandro, se si comporta così, se è bugiarda, non è bugiarda, lei si attira le persone nel bene e nel male. E fa bene. Cosa penso di Chiara D'Alessandro? Numero uno, fa benissimo. Lei fa la sua storia e gli altri che ne parlano, come me ad esempio, la rendono popolare. Quindi, lei se trae profitto da questa cosa, ma ben venga. Cioè, ma siamo poi noi che la facciamo diventare importanti. E se lei ci riesce, vuol dire che una persona, mi tolgo gli occhiali, uno, furba, due, sveglia, tre, la farei Presidente della Repubblica. Almeno le cose vanno bene, tanto lì chi ci sta, ci sta. Quindi, Chiara D'Alessandro, Chiara, sei la numero uno. Continua così, dice bugie, ma che ve frega, non guardatela, cambiate canale, andate a vedere, venite a vedere le mie ricette di cucina se non vi piace Chiara D'Alessandro, fatevi una frittata, fatevi un arrosto, ma che ve frega. Adesso mi tirerò delle mazzate da tutti quelli del web, ma posso dire quello che penso, come gli altri dicono quello che pensano, lo posso dire anch'io. Se non vi dà fastidio una cosa, ciao, andate via. Se vi piace ci state, se no andate via. I follower di Chiara D'Alessandro che girano nei canali, e chi se ne frega? E beh, e che cosa fanno? Cioè, se a casa mia, se sono a casa mia, parlo bene di una persona, non vedo perché altre persone mi devono dare delle mazzate nei piedi. Perché mi faccio i cavoli miei, cerco di farmi i cavoli miei. Mi fa arrabbiare sta cosa, perché non, io sono contraria a parlare di altri youtuber. Anche ad esempio ci sono i tag dei youtubers, quelli che mi piacciono di più. Ma perché di andare a fare della pubblicità dei youtubers? Ma fatti il tuo canale, fatti i tuoi contenuti. Quindi, un breve video, spero che sia breve, ma poi sta diventando tanto. Ma se Chiara è bugiarda, come si dice, io non la conosco, al premetto che io non ho mai visto un video suo per intero, sono andata a sbirciare perché ne ho sentito parlare, quindi vedi, ne senti parlare, vai a vedere, quindi acquista visibilità. Non so, dico, non so nemmeno cosa faccia, so che racconta della sua vita privata, e quindi... Ma se lei ha voglia di mettersi davanti a una telecamera è mettersi nuda. Ma che ne frega? Penso che ognuno nel proprio canale sia libero di fare quello che vuole. E quello che vuole. Con questo concludo, perché se no altrimenti vado troppo oltre. Sono un po' arrabbiata, questa cosa non si sente. Infatti volevo tenere un po' calma, ma vedo che sto andando al di sopra delle righe. Due cose da dire. Primo, fatevi cavoli vostri. Secondo, e questo mi diventa Chiara, ma non so neanche se mi vedrà o se mi guarderà, Chiara, sei la numero uno. Ciao!